Sono state inaugurate oggi in comune le due fioriere che contribuiranno all'abbellimento di via Cairoli. Con questo ulteriore contributo si completa l'operazione di arredo urbano, profumo di mosaico, frutto della collaborazione tra il liceo artistico Nervi Severini e il comune. In tale occasione è stata presentata anche la pubblicazione che riassume e mostra in immagini i risultati ottenuti. Tu che cosa hai fatto in questo progetto? Sono andata in Toscana insieme agli altri miei compagni, abbiamo fatto gli stampi che sono nelle fioriere e successivamente nei laboratori abbiamo inserito le madreperle, cioè negli stampi che avevamo fatto in precedenza in Toscana. Ma so che la fioriera che hanno inaugurato oggi è stata fatta da... Sì, l'ho fatta io. Cioè, mi hanno un po' aiutato delle mie compagne, però Quindi principalmente. sei tu l'autrice, l'artista. Di quella sì, poi delle altre anche gli altri miei compagni. Lei, professoressa, ha curato la progettazione e ha seguito i ragazzi in questi 7 anni. Che cosa mi dice a riguardo? Ma le posso dire che, intanto che non è stato facile, perché far lavorare i ragazzi non è mai facile, però molti di loro si sono appassionati veramente a questo lavoro e nel tempo penso che siano stati molto soddisfatti dei risultati. Vedere le loro opere nell'arredo della città sicuramente li ha resi felici. E si sono impegnati tantissimo, soprattutto nel lavoro alla fornace, perché noi dobbiamo molto a questa fornace di Tavarnelle Val di Pesa, che ci ha aiutato tantissimo nel rispettare i nostri tempi, nell'ospitare i ragazzi, che insomma, con loro ci siamo recati diverse volte a lavorare le fioriere in durezza cuoio. E per quanto riguarda la progettazione vera e propria, c'è stato il coinvolgimento di quasi tutti gli insegnanti delle materie di indirizzo, perché questo è proprio un vero lavoro interdisciplinare. Isaia, tu sei uno degli studenti che ha partecipato alla costruzione delle ultime due fioriere che saranno posizionate qui in via Cairoli, vero? Esatto. Cosa hai fatto di preciso? Allora, prima di tutto abbiamo iniziato con la costruzione delle fioriere, perciò abbiamo iniziato con un progetto. E la forma della fioriera gli abbiamo data vita in certo senso. E dopodiché abbiamo fatto questi scavi nelle fioriere per l'inserimento del mosaico. Ti sei divertito? Sì, è stata una bella esperienza che mi ha arricchito molto in senso artistico. Parte integrante della programmazione scolastica? Sì, è stata una parte integrante da qualche anno. E quest'anno c'è l'inaugurazione. Ravenna intanto insegna un pochino questo elemento appunto a bassa voce. No, Ravenna è una città d'arte, ma è una città d'arte con la sua caratteristica. Per esempio, se pensiamo alla semplicità dei mattoni di Galla Placidia, all'interno, quando entriamo all'interno ci troviamo di fronte a questo meraviglioso mosaico, questo sfavillare di ori, eccetera, e di blu e così via. Quindi noi ci siamo rapportati un pochino a questo aspetto proprio che ha un po' tutta la città. Se noi pensiamo alla città, vediamo delle strade, non so, camminiamo in via Cavour e al di là del portone, della porta, c'è un cortile che è sicuramente molto molto interessante. Quindi c'è questo cortile che va al di là. È un po' quello che abbiamo voluto fare noi con la progettazione e quindi con la realizzazione delle fioriere. Non volevamo essere chiassosi, nel senso che riempirle di decorazione, ma è molto importante lasciare un segno che ricorda il mosaico e che piano piano diventa quasi di ricerca, no? Di curioso. Quando si capisce, diciamo, il concetto di questa progettazione, di questa ricerca, piano piano ogni strada abbiamo individuato un tema per ogni strada, una forma, una pianta, il tutto in... Ecco perché il profumo di mosaico, no? Profumo di mosaico proprio perché c'è questo segno che vuole sì esserci, ma non deve essere invadente. E quindi è un pochino questa la particolarità, ecco, che abbiamo voluto portare avanti. Barbara Gnisci per Ravenna Web TV.